Ciao a tutti, io sono Luca. E sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non capito un basso, non facciamo per voi. No, e finalmente ritorniamo con i nostri video. Eccoci qui. Per fare una cosa molto molto speciale. Sì. Farvi vedere questo stack. I più attenti di voi che ci seguono anche nelle live, seguiteci sulle live su Facebook e su YouTube. Quando le facciamo? Quando le facciamo. Quindi è random, a caso. Assolutamente a caso. Che roba è? Come la stella può far intuire una stella nera, e quindi saranno i Blackstar. Infatti Blackstar, dopo aver fatto un micro amplificatore per basso, normalmente Blackstar fa robe per chitarra. Hai detto chitarra? Ho detto chitarra. Ai. Non è colpa mia, loro li fanno, quindi stupidi, stupidi Blackstar. Ma dopo aver fatto quel piccolo flyback, sai che ci è venuto bene, ma sai che forse ci mettiamo a fare amplificatori da basso? Vai, al posto di rimpicciolire le cose le hanno ringrandite. Sì, le ingrandite in si maniera... Dice, si dice ringrandite? Sì. Il contrario del raggio minimizzatore qual è? È raggio di... No, espansione, espansivo. Un raggio che arriva. L'hanno espanso. Come va? Stai bene? Il risultato è sono questi due amplificatori nuovi. Noi in realtà una linea completa di amplificatori, noi ne abbiamo due intanto, per i quali ringraziamo tantissimo Adagio. Pianino, pianino, con calma, però sono arrivati. Ci hanno mandato queste due unità in test, sono la U500, che si legge U500, che è il loro combo da 500 watt, quello diciamo più potente di fascia più alta, e la cassa di espansione U250, che è una cassa attiva. Anche lei U. Anche lei U. Un cono da 15 pollici, questa. Ha poi anche un finale da 250 watt per aggiungere altre 250 watt. Per non farci mancare nulla. Ma che stack. Sentiamo come suona o parliamo prima? Sentiamo come suona, tanto sentiamo non prima come del suona. Resto non ce ne frega. No, infatti c'è niente. C'è della roba lì, tocchi e cambia le cose. Lo facciamo sentire con un Lakeland Skyline 4401, del quale metteremo il link in descrizione. In passivo, tutto flat, beh giustamente essendo in passivo. Due humbucker, sentiamo un po' come viene fuori. In questo momento era tutto totalmente flat, e quindi quello che sentivate è come funziona lui. Facciamo un po' vedere i controlli. Vai. Allora, innanzitutto è un amplificatore da 500 watt, come la scritta 500 può farvi capire. Questa. Due coni Eminence da 10 pollici, fatti apposta per questa serie. Pensate un po'. Penso non sono mica quelli che voi andate nel negozio della Eminence e gli dite: negoziante, dammi due coni Eminence, e lui te li incarta e gli dà. No. Cioè, no. Questi qua sono fatti apposta per lui. Apposta. Spegniamo un attimo il volume. Allora, controlli, c'è tanta roba da dire, quindi facciamo un po' in fretta. Allora, gain, regola il gain. Drive, regola l'overdrive. Sì, gli switchini li diciamo subito o dopo? Li diciamo dopo. Equalizzazione, sono tre bande, basse, medie, alte, con selettore di frequenza delle medie. Response, questo patente simula diversi stadi finali, quando lo mettete in linear è finale pulito, lineare, risposta normale, tranquilla. 6L6 vi simula un finale fatto appunto con valvole 6L6 e 65-50 stessa cosa. Non ci credo. E invece è così. Sentiamolo subito, dai. Sentiamo subito? Dai, sì. Ok, facciamolo sentire. Niente, qua spippolo io, quindi vi accontenterete di sentire note singole. La differenza è vero, è molto molto forte. Come dicevamo, lineare,
sentite il lavoro dell'equalizzazione. Se l'S6 resta un pelino più scuro, 65-50 diventa invece un filo più aggressivo, un pelo più scavato sulle medie, ha delle alte un po' più brillanti. Non è che vi stravolge totalmente il suono, però introduce delle bellissime nuance. Senti, che bei termini, fantastico. Vedi a farmi studiare. Delle bellissime nuance che rendono questo ampi estremamente versatile. Non è finita qui, perché abbiamo anche un compressore, sì, attivabile o disattivabile. Adesso era attivato, penso un po', però era zero, quindi era come non averlo. Ok. E poi il master, che vi fa il volume. Sì. Sostanzialmente quello. Andiamo alla parte bella. Andiamo alla parte degli switchini, perché ce ne sono tanti. Allora, il più interessante in assoluto è lo 0 dB o meno 10 dB, sì, che è una cosa rarissima, non si trova su molti amplificatori. No, no, no. Questo qua semplicemente vi taglia il volume nel caso in cui suonate con un basso acustico, con un basso attivo molto potente. Con un basso acustico. O con un basso potente. Acustico molto potente, ce ne sono anche. Allora, questo è molto molto interessante. Questo switch vi fa passare da, sostanzialmente cambia il tipo di preamplificazione. Flat è piatto. Piatto, banale. Come i terrapiattisti. Come i terrapiattisti, che sono banali. Perché il mondo lo sappiamo tutti a forma di ciambella. Che ecco. In realtà il mondo è piatto. Col buco. Col buco o senza. A seconda se è venuta bene o male. Se siete ciambellisti. Ciambella foratisti o ciambella pienisti. Ok, salutiamo tutti i nostri amici terrapiattisti. Tutti gli amici che terrapiattisti, ci seguono. Ciao, siete delle persone bellissime. Siete molto istruite. Allora, da flat andiamo a modern. Vi dà una curva di equalizzazione, cioè sul pre, in realtà, un po' più scavata. Luca, facci sentire che. Sì, facciamolo qui, sentire. Che fai prima. Allora, qua siamo in flat. Modern. Così. Classic, che invece vi simula quel gain un po' più morbidone, tipo valvolare. Bello, bello, bello. Anche questo aggiunge tantissima versatilità. La cosa molto figa è che ovviamente quando siete in flat il response, quindi la simulazione delle finali, dei finali, lavora ma non tantissimo. Quando invece usate o modern o classic, questo diventa molto molto influente. Distorsione? Vai. Perché c'è la distorsione qui. Vai. Dentro. Grazie Blackstar, che sai che noi siamo così distruiti. Allora, sostanzialmente è un circuito di distorsione che fa tre emulazioni: overdrive, quindi saturazione molto dinamica. Oddio. Dist, che è distorsione tipo, loro dice una distorsione tipo pedale, stiamo parlando di simulazioni tipo di B3, tipo i vari B3K eccetera. Fuzz, che non è un vero e proprio fuzz tipo Big Muff, è semplicemente una distorsione molto tamarra. Sentiamo la differenza. Ok, allora sentiamo intanto la distorsione. Oddio. Torniamo in flat, così almeno sentiamo lavorare solo loro. Sentiamo invece dist. Fazzettone. Perché non li mettete tutti queste cose sugli amplificatori? Perché doveva arrivare un'amplificazione da chitarra a pensarci e dire: ciao, forse mettiamo una distorsione sull'ampli da basso? Dai! Eh?
Vabbè, però almeno ci ha pensato Blackstar, così ci consente di fare il video, ecco, e di gasarla. Quando usiamo il plettrone? Adesso lo usiamo, adesso prima facciamo sentire le ultime cose e poi usiamo anche il plettrone e smanettiamo un po'. Allora, resta una cosa da parlare. Da parlare. Sì, sì, della quale parlare. Resta una cosa da parlare. Resta questa cosa qua. Perché c'è Off Chorus Octave? Perché questo ci consente anche di aggiungere o un chorus si regola con un trimmerino che c'è dietro. Fa vedere il trimmerino. Si vedrà il trimmerino? Chi lo sa? Questo qua, se andate su FX, qua c'è il livello del chorus. Qua è tirato tutto al massimo. Eccolo. Oppure lo potete diminuire gradualmente fino a farlo praticamente scomparire. Figo! Bello, bello. Ma non solo, perché Blackstar ci vuole bene. C'è anche la possibilità di aggiungere un octaver. Che non è un semplice octaver, tu dici vabbè l'octaver, ti aggiunge l'ottava bassa, così figata. Non solo. Tra l'altro tracca anche abbastanza bene. Tracca anche piuttosto bene, sì. Grazie all'Octaver, perché sennò sarebbe venuto fuori tipo. No, non è vero, sono bravissimo. Non solo, c'è un controllo che sentiamo in tempo reale cosa fa. Aspetta che vengo davanti. Vai davanti, vai davanti. Tanto abbiamo visto. Tu gira. Io giro. Succede che questo vi consente di aggiungere l'ottava bassa o l'ottava alta. Quella. E hai mica detto ciufole. Devo dire la verità, è bello da avere. Fa un pochino l'effetto chipmunk. Alvin rock and roll, Alvin superstar. Stravagante e sfavillante, mi pare. O comunque degli aggettivi in ante. Sì, 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 era così. Che non sono degli aggettivi, però vabbè, ok, sono dei modi verbali. Maestra delle elementari, abbi pazienza. Esatto. Sono passati tanti anni. Ma se noi ci aggiungiamo il distorsore a questa cosa? La tua è una bellissima domanda, Claudio. Deciderò di accontentarti e fartelo sentire. Bravo. Aggiungiamo OD o dis. OD. OD. Sì, facciamo una cosa. Mettimi un... Sì, vai. Mettiamo un bel... Mettiamo classic e le 65-50 come finale. Proviamo a toglierlo. Togliere l'octaver o il distorsore? Sì. No, ma ti pare che io ti dico di togliere il distorsore? Hai ragione, scusami. Ma sei matto? Sono uno sciocco. Thank you.
Niente male. Niente male. Adesso... Ma qui le possibilità poi iniziano a diventare infinite praticamente. Le possibilità iniziano a diventare infinite perché, come dicevo, adesso già solo sentite quanto cambia il fatto di passare da corresponse da linear. Alle simulazioni di SL6, sono senza plettro. Alla simulazione di 65-50. Molto bello. È tutto molto bello. Potete utilizzare poi questo cabinet a parte in qualunque situazione penso di suono, perché sono 500 watt, a meno che non suoniate a San Siro. Nel caso c'è quella sotto da abbinare. Nel caso infatti non abbiamo ancora collegato. Che non abbiamo ancora collegato, ma per un semplice motivo. Perché già che ce l'hanno date abbiamo detto: ascolta, abbiamo questa occasione, sfruttiamola, facciamo tanti video, monetizziamo. Vai. E quindi probabilmente magari ve la faremo sentire in un altro video. Però fin tanto che c'è potete venirla a provare. Anzi, vi invitiamo a venirla a provare, così vogliamo sapere tutti i vostri commenti, a parte quelli che ci lascerete ovviamente sul video nella sezione commenti che trovate lì sotto. Yes. Ci lascerete un like se vi è piaciuto, una faccia arrabbiata se invece non vi è piaciuto, o anche un pollicino giù, non importa. Però condividetelo, fate sapere che Blackstar ha tirato fuori questi nuovi amplificatori linea U, questo qua in particolare è la U500. Fateci sapere qual è stato il settaggio che vi è piaciuto di più, se c'è stata una caratteristica che vi è piaciuta più delle altre, quale invece non vi è piaciuta assolutamente. Fatecelo sapere, siamo qui per questo, per rispondere e per sentire cosa ci dite e per ignorarlo poi. Ragazzi, questa era la Blackstar U500, ve l'abbiamo fatta sentire, ce l'abbiamo qui in negozio, ci vediamo nella sezione commenti e ci vediamo al prossimo video nel quale vi faremo sentire il cabinet, questo qua aggiuntivo. Vai. Che anche noi non abbiamo ancora sentito. No, è vero, no. Sarà una sorpresa per tutti. Sarà una sorpresona. Ritorniamo in Tamaria. Sì, ovviamente ci sì. Siamo, ovviamente. E su questo suono delicato, dolce, adatto a farvi addormentare, su questo candide note ci vediamo al prossimo video. Oh yeah. Ciao, grazie a tutti ragazzi. Ciao.